Buonasera a tutti. Allora, siamo di nuovo collegati sul canale oggi per parlare di una delle domande più gettonate dell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi giorni. I miei DM sono invasi da questa domanda. Anche i commenti dei contenuti che faccio, YouTube, TikTok, Twitter, tutti mi chiedono. Sembra una frase fatta, ma è così. Tutti mi chiedono: Luca, ma Milinkovic-Savic o Loftus-Cheek? Così mi ha detto un mio amico Mario. Quindi prendetela con lui, mi ha detto che si pronuncia Loftus-Cheek. Milinkovic-Savic o Loftus-Cheek? Chi prendi fra i due? Oppure mi chiedono, ma per spenderne 20 per Loftus-Cheek non conviene metterne altri 15 e prendere Milinkovic-Savic? Queste sono le domande più gettonate, quindi il pubblico rossonero diviso tra due fuochi. Prendere Loftus-Cheek, giocatore del Chelsea, internazionale, esperienza internazionale, grande fisico, un recupera palloni, uno strapotere fisico e bravo negli inserimenti. O Milinkovic-Savic, conosce già il campionato, un giocatore affermato, potenziale infinito, direi un top player e uno molto avvezzo al gol e all'assist. Anche vero che noi dalla Lazio in passato siamo rimasti scottati, con Biglia, che sembrava comunque uno dei migliori centrocampisti della Serie A e poi non si è rivelato tale al Milan. La mia risposta è semplice: sono complementari. Per me non sono l'uno l'alternativa dell'altro, perché secondo me, per come il Milan li impiegherebbe, sono prendibilissimi entrambi. Dici: ma Luca, il budget è 70 milioni, ma voi non avete ragionato su una cosa. Quando si fanno delle operazioni, tu un giocatore lo puoi pure pagare 40 milioni, ma dipende a bilancio quanto ti pesa su quel budget lì. Cioè, mi spiego meglio, se io prendo Milinkovic-Savic, lo pago 40, ma lo pago in tre rate, non mi pesa 40 a bilancio. Quindi tu è quello che devi considerare. Non devi considerare che lo paghi 40. È molto complicata questa cosa, ma è altrettanto semplice. È così. Se io prendo Milinkovic-Savic a 40, ma lo pago in tre rate, mi peserà un terzo di 40 milioni su questo bilancio e su questo budget per il mercato. Quindi sono prendibili entrambi, anche economicamente. È chiaro che non puoi spendere 1 miliardo, perché anche se fosse prima o poi li devi tirare fuori quei soldi lì, ma non ci staresti dentro neanche rateizzando. Però due cifre che in totale fanno 65 milioni, rateizzando entrambi gli acquisti, è chiaro che non puoi fare 10 rate, ma già solo dimezzando la rata, sono entrambi arrivabili, quindi chiuso il discorso economico. Sono complementari perché nel modulo di Pioli, l'ho detto nel video di Milinkovic-Savic, Milinkovic-Savic non gioca dietro con Tonali. Milinkovic-Savic va a prendere il ruolo di Brahim Diaz, si alterna a Kamada e potenzialmente a De Ketelaere se rimane. Anche se io De Ketelaere lo vorrei vedere più esterno che trequartista e avrei voluto vedere anche Diaz in quel ruolo lì. Se tu metti Milinkovic-Savic nel ruolo di trequartista, succede che è il finto trequartista, quindi quello che faceva Kessié, quello che faceva Krunic, quello che faceva Pobega, ma con il triplo della qualità di questi tre. Anche di Kessié, forse meno potere fisico, forse meno recupera palloni, ma davanti ti dà un apporto offensivo che è il triplo di quello che ti dà Kessié, di quello che ti dà Pobega, di quello che ti dà Krunic. Loftus-Cheek invece puoi utilizzarlo o come alternativa a Tonali o di fianco a Tonali per un centrocampo molto fisico e molto recupera palla. Allora adesso immaginiamolo insieme. Immaginiamo Tonali, Loftus-Cheek e Milinkovic davanti. Succede che tu hai un centrocampo fisico che ti può reggere un attacco altrettanto tecnico, perché hai Leao, Milinkovic e punto interrogativo, mettiamoci Messias, mettiamoci De Ketelaere. Sei molto offensivo, ma dietro hai una forza fisica che può reggere quel reparto offensivo. Quindi, necessariamente, anzi, se il Milan potesse fare queste due operazioni insieme, esattamente come l'ho descritto finanziariamente prima, sarebbe l'ideale per costruire la squadra. Perché è vero che Bennacer è molto bravo palla al piede, è molto bravo in possesso, ma non ha il fisico rispetto all'Loftus-Cheek che avrebbe anche quello. Quindi tu metti due belli tosti in mediana e piazzi Milinkovic-Savic che ti fa quel ruolo doppio difensivo-offensivo che Diaz non riesce a farti per il fisico, ma soprattutto ti aggiunge gol e assist che quest'anno ti sono enormemente mancati in quel ruolo lì. Anche se Diaz poi tra tutti quanti dietro Leao è quello che ha segnato di più,
ma Milinkovic segnerebbe più di Diaz, almeno questi sono i numeri fatti fino oggi da Milinkovic. Quindi io non ho una vera risposta all'off-streak con Milinkovic, perché non c'è dalla domanda, non c'è da porsi la domanda. Cioè, non sono l'uno l'alternativa all'altra, perché io l'off-streak non ce lo vedo nel ruolo in cui vedo Milinkovic. Cioè, se devo immaginare l'off-streak al posto di Diaz, secondo me è un acquisto sbagliato, che non ci sta. Vogliamo fare il viceversa, Milinkovic al posto di l'off-streak? Sei troppo offensivo. Secondo me sei troppo offensivo. Vai a snaturare quello che è realmente Milinkovic-Savic. Quindi perché uno si deve chiedere Loftus-Cheek o Milinkovic-Savic quando sono due giocatori che possono coesistere finanziariamente, tecnicamente e fisicamente nel Milan? Ci autocensuriamo, ci autocastriamo un mercato che potrebbe essere stupendo anche solo con questi due nomi aggiunti a Kamada. Quindi, se la domanda è Luca chi preferisce, cioè se proprio io devo scegliere fra i due, ti dico Milinkovic-Savic, ma perché Milinkovic-Savic conosce già il campionato, ha tutte le caratteristiche ideali per essere messo in quel ruolo nel Milan di Pioli, e credo che il Milan una telefonatina per Milinkovic-Savic la farà quest'estate, ne sono sicuro di questo. Se proprio devo scegliere fra i due, vi dico Milinkovic-Savic, ma torno a ribadire che non è necessaria la scelta. Sono due giocatori che possono coesistere, che anzi sono due operazioni che il Milan dovrebbe perseguire e tentare di fare, perché ti darebbero quell'upgrade che stai cercando dal calciomercato. Poi è chiaro che non possono essere le uniche operazioni e che non si può sistemare tutta la squadra con una sola sessione di mercato, su quello siamo d'accordo tutti, ma sarebbero le due pedine fondamentali. Manca poi il vice Teo, e su quello siamo d'accordo, ma poi ne parleremo più avanti. Oggi mi volevo concentrare su questa frapposizione fra queste due identità che si continua a fare sul web e che mi si continua a chiedere e a proporre. La mia risposta è che sono complementari e che possono coesistere e che possono giocare insieme e che possono anche essere acquistati insieme. Vi ho spiegato prima perché. Rifaccio l'esempio. Facciamo che l'Off-to-Cheek lo paghi 30 milioni, ma questi 30 milioni li dai in tre rate. Tu dici, ma è impossibile. Non è impossibile. Lasciate stare Sassuolo, Juve, Locatelli, che dice, vabbè, ma il Sassuolo... L'Inter si è presa Lukaku gratis, dopo che il Chelsea gli aveva dato 120 milioni e ha solo pagato l'ingaggio. E adesso si parla di un secondo prestito. Tutto è possibile, soprattutto con squadre che non si fanno questi problemi, questi conti della serva, il Chelsea. Quindi se tu prendi Loftus-Cheek a 30 milioni, e non lo prendi a 30 milioni, perché secondo me lo prendi a meno... Però era per fare un calcolo più preciso. 30 milioni in tre rate da 10 milioni su questo budget, su questo bilancio, ti pesa 10 milioni. Ed è completamente diverso da toglierne 30, perché te ne rimangono sempre 20 che puoi investire in Milinkovic e nelle altre operazioni. Dici, ma ci vogliamo mettere anche l'ingaggio? Ci stai dentro lo stesso, perché l'ingaggio, devi contare solo l'ingaggio che gli dai su questo budget, su questo bilancio. Non i 5 anni di contratto che gli faresti. Quindi non devi fare per 5, è sbagliato. Perché il budget riguarda questa sessione e perché tu da questa sessione ci devi togliere una volta l'ingaggio o una rata di quello che vai a pagare. E molto spesso il Milan ha operato così. Andate a leggere i bilanci. Molto spesso il Milan ha fatto questo tipo di operazioni. Ma perché si fanno? Perché ne beneficiano tutti, perché anche il club che vende ne beneficia, perché invece che registrare 30 tutti su un anno e poi magari andare sotto l'anno dopo, cioè 10 quest'anno, 10 l'anno prossimo, 10 dopo 2 anni, ti entrano sempre dei soldi freschi che anche quando le cose vanno male possono migliorare la tua situazione economica del club. Molto semplice, ragazzi, spero di essere stato chiaro. Seguitemi su YouTube, iscrivetevi al canale, condividete il video e continuiamo a crescere, che sarà una bella estate qui su YouTube. Molto calda e rovente, arrivano video uno dopo l'altro, uno appresso all'altro. Non ci formiamo più. Condividete il video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, che pure quello è importante. Seguitemi qui nel box informazioni. Se voi aprite box informazioni, mi potete seguire su Instagram, su TikTok e su Twitter, che sono i social dove io sono più attivo, oltre ovviamente al canale YouTube. Che dire, forza Milan, come chiudo sempre.